C'è stato un... Stiamo andando al Passo Rolle, siamo sulla Zoe ZE 22 kWh ancora. Ancora per poco, perché passeremo 41 fra un po'. 41 kWh, 400 km. Stiamo andando in salita al Passo Rolle. Stupendo. Viaggiare in elettrico. Guardate che panorama. Queste sono le Dolomiti. Passo Rolle. Stupendo. Ci sono vari tornanti perché qua stiamo andando in salita veramente. Penso che abbiamo ancora 2,5 km e siamo al passo. La Zoe tranquillamente va in salita, che è uno spettacolo, è uno spettacolo. Guardate, adesso qua siamo a un consumo di 29-35 kW, perché tira abbastanza qua. Noi stiamo viaggiando in eco, ma si può anche viaggiare in drive, perché andremo a caricare, a ricaricare fra 10 km dunque. Qui ci sono varie ricariche grazie al progetto Greenway Primiero, grazie a Nicolao, Sergio Nicolao e Eva Fontana, e il comune e l'amministrazione, grazie. Si può viaggiare in elettrico tranquillamente, c'è una ricarica, 15 ricariche nel raggio di 40 km, stupendo. Guardate, siamo vicino al Passo Rolle. Guardate, siamo in mezzo alle Dolomiti, guardate, che bellissimo. Sarà perché mi piace la montagna, ma è una soddisfazione immane. Eccolo, Passo Rolle è quello là in fondo, vedete? Stiamo consumando 36 kW. Ormai ci siamo. Viaggiare in elettrico al 100%, senza consumare un goccio di benzina, di petrolio, di nafta. 100 metri, gira a sinistra. Giriamo a sinistra, carissima del navigatore, non c'è problema. Ecco, questo è il Passo Rolle. Gira a sinistra, SS50, torrente Cismon. Questo è ski pass, non ci siamo ancora. Eccolo, 1984 metri, Passo Rolle. Lungo SS50 per 8 km. Quasi a 2000 metri. Siamo a una bella altezza. Siamo arrivati al Passo Rolle. E adesso iniziamo la discesa.
perché noi andiamo a ricaricare anche se non abbiamo bisogno, però andiamo a testare a Paneveggio una ricarica di Green Way Premier, sempre gratuitamente. Viaggiare in elettrico in Trentino, come viaggiare in elettrico gratuitamente, è uno spettacolo. Grazie veramente. Adesso abbiamo la batteria che è due tacchette di consumo, però adesso le recuperiamo in discesa. Dunque il test di Paneveggio lo vedo molto breve, molto molto breve. Possiamo fare il filmato fino, penso, fino a Paneveggio. Ci stiamo dentro. Adesso siamo in discesa, stiamo recuperando 20 kW, 15. Comunque si recupera sempre, diciamo, un 35%, 40% del consumo che abbiamo fatto di kilowatt-ora in salita. Dunque recuperiamo un po', però non è che noi interessa poi tanto, però viaggiare in elettrico è così, in discesa si recupera e l'autonomia aumenta ricaricando la batteria. Si ricarica, c'è il flusso della corrente che va a immettersi dentro la batteria, perché lasciando in pianura si fa solamente lasciando l'acceleratore frenando, ma qui siamo in discesa e tutta ricarica. Invece il motore scoppio disperde tutto il calore. Viaggiare in elettrico si consuma col motore a scoppio, petrolio, si alimentano le hobby, lo stato. Viaggiare in elettrico è una soddisfazione immane. Pieno di moto, perché questo è bellissimo, questa strada. C'è sempre da stare attenti, occhi aperti, perché c'è pieno di tornanti, però io non so come fanno a girare ancora inquinando. Guardate che spettacolo. Paneveggio 3 km, alla colonnina noi ne abbiamo 3.900 metri, vediamo, questa la dobbiamo testare perché gli ho promesso che testerò tutte le colonnine di Green Way Primiero.
E si guida molto meglio un'auto elettrica in montagna. È uno spettacolo, c'è un'accelerazione, una stabilità. Zoe Forever. Stupendo. Veramente, è una bellissima. Vi apro il finestrino così sentite il rumore della gomma e del sibilo elettrico. Beh, ovvio, non sentite il motore a scoppio. Paneveggio, siamo arrivati. Adesso dobbiamo cercare la colonnina, proprio la posizione esatta. Dovrebbe essere sulla statale, però adesso qua, comunità Premiero. Vediamo se è qui. Forse un po' più in giù. Essendoci mai stato, adesso vediamo se è in quella zona qua, se no dobbiamo tornare. Tra 300 metri sei arrivato a destinazione. Dice 300 metri, vediamo. Vediamo allora. Sei arrivato a destinazione. Paneveggio. C'è la ricarica, ma non la troviamo. Aspetta che